Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera da Pianeta Oggi TV collegato via Skype da Venezia. Un saluto alla regia centrale a Rosario Moreno, un saluto anche a tutti coloro che ci seguono dalle altre emittenti a taglio locale che fanno parte del circuito Radio Science, tra cui ricordiamo Radio Valdichiana. Dunque, Osservatorio Antimafia, sempre in sostituzione ad Antonella Intronò e Ugo Lombardi. Andiamo con la rassegna stampa. Vi ricordo che poi ci saranno anche degli aggiornamenti, delle notizie, in modo particolare su quello, su quanto sta succedendo nella grotta in Thailandia. Ma iniziamo adesso con quella che è la consueta, rassegna stampa. Antimafia 2000, testata giornalistica All News di Palermo, diretta da Giorgio Bongiovanni. Antimafia2000.com, il sito internet per maggiori approfondimenti. Antimafia 2000, il 2000, vi ricordo, scritto in lettere. Detto questo, andiamo quindi con questa rassegna stampa. Allora, abbiamo nella home page a taglio primo una serie di articoli molto interessanti su adesso ve li dico subito. Dunque, un attimo che si blocca. Ecco, allora, il primo riguarda l'ex PM che si dice in pericolo di vita, Antonio Ingroia. Allora, perché ad Antonio Ingroia e non solo la scorta non va tolta? Di Giorgio Bongiovanni. Qui spiega un po' le motivazioni. Poi, i mandanti esterni della strage di Via D'Amelio, di Giorgio Bongiovanni. Borsellino quater. Su Via D'Amelio, il più grave depistaggio della storia. Depositate le motivazioni della sentenza. Disegno criminoso degli investigatori, a cura di Aaron Pettinari, che ricordo caporedattore di Antimafia 2000. Poi ancora andiamo avanti, sempre a taglio prima, a primo, sulla destra, il quotidiano La Repubblica e la trattativa Stato-Mafia di Ezio Mauro, scusate, Ezio, ve lo ripeto, c'è la fotografia del noto giornalista di Antimafia 2000, Saverio Lodato, e sotto c'è scritto il quotidiano La Repubblica e la trattativa Stato-Mafia. Ezio Mauro chiarisca di Saverio Lodato. Cliccate qui, poi avete modo di leggere e di approfondire con calma. In centro della home abbiamo alcuni articoli. Iniziamo dal primo in scaletta: La verità sulla strage di Via D'Amelio ci interessa davvero? Di Paolo Borometti. Poi ancora, Ingroia racconta le trattative Stato-Mafia di Davide De Bari. Qui abbiamo anche un video, ci sono delle fotografie e potete cliccare e vedervi tutto questo. Poi ancora, Stato-Mafia, l'ex PM Ingroia, il Quirinale inviò Ezio Mauro per mediare di Stefania Limiti. Si prosegue, il pentito Pino Scriva. Il procuratore Tuccio mi disse di non nominare Filippone di Francesca Mundin. Via D'Amelio, restano zone d'ombra e incongruenze di Miriam Cucu. Poi c'è un altro articolo che mi è sfuggito nella parte sinistra della home page di antimafia2000.com. Eccolo qui, adesso lo blocchiamo. Vediamo se riusciamo. Ecco, allora, caso Agostino, perquisizione nell'abitazione di Contrada, disposta dalla Procura Generale di Palermo. Articolo curato da Aaron Pettinari. Ed ora proseguiamo, andiamo a taglio medio. Abbiamo il docufilm Avanti Mafia di Saverio Lodato, il video completo della presentazione del libro A casa professa a Palermo. Tra l'altro, c'eravamo anche noi di Radio Science TV, dove abbiamo realizzato il settimanale Pianeta Oggi Report, che è pubblicato anche nella nostra testata pianetaoggitv.net, oltre che essere mandato in onda a rotazione sul palinsesto televisivo di Science TV. Andiamo avanti, ci sono altri articoli in altre sezioni, ad esempio su Mafia News abbiamo post sentenza Borsellino Quater, il commento dell'avvocato Repici di Antimafia 2000. Omicidio Vassallo, indagato un carabiniere di Antimafia 2000. Cassazione, disposto nuovo processo per Raffaele Lombardo, sempre a cura della testata Antimafia 2000.
Nella sezione del terzo millennio, dunque, fra gli articoli più importanti, sono tutti importanti, ma quelli che diciamo emergono proprio diretti sotto la luce sono i seguenti. Il primo è in attesa del vertice europeo più difficile di Giulietto Chiesa. Poi, avevano solo un anno, sono morti perché nessuno li ha salvati. Vogliamo davvero diventare questo? Di Francesca Piccinini. Poi ancora, sulla sezione opinioni abbiamo le trattative di Marco Travaglio. Poi ancora, indossa una maglietta rossa per l'umanità, l'appello di Libera per il 7 luglio da Repubblica.it. Questo è stato estrapolato, questo articolo da Repubblica.it. Come Facebook sta cambiando i rapporti umani di Salvo Vitale. Si prosegue, dunque, altri articoli verso il taglio medio-basso, abbiamo sono altri articoli, dunque vi segnalo sulla sezione alternativa Pandora TV, abbiamo sempre Giulietto Chiesa che dice: l'emigrazione non si ferma se non si cancellano le cause. Tratto da pandoratv.it. Qui potete cliccare e vedere il filmato e quindi diciamo c'è questo abbiamo questo supporto filmato. Poi ancora Requiem per l'Europa, sempre tratto da Pandora TV. E dopo c'è un filmato che fa abbastanza pensare anche noi, perché insomma siamo con una, anzi con più web TV come simile a quella di Giulietto Chiesa, simile a Pandora TV, e qui abbiamo un articolo, più che un articolo, è sempre un editoriale curato da Giulietto Chiesa, che prende appunto il titolo Il punto di Giulietto Chiesa, dove è intitolato Giulietto Chiesa, YouTube all'attacco di Pandora TV. Ecco, quindi vi invito a cliccare assolutamente perché sentite che cosa emerge. Lo ripeto ancora, il nome di questo filmato lo trovate su pandoratv.it, Giulietto Chiesa, YouTube all'attacco di Pandora TV. Questo per quanto riguarda la rassegna stampa della testata giornalistica di Palermo, antimafia2000.com. Voi cliccate dentro, potete naturalmente spaziare, trovate questi articoli che vi ho segnalato, ma tanto altro ancora. Poi c'è addirittura anche le ultime ore, volendo, insomma, per quanto riguarda l'antimafia, siete veramente aggiornati minuto per minuto, qui da antimafia2000.com. Adesso volevo darvi in breve resoconto anche di cosa abbiamo pubblicato noi nella nostra testata di Venezia, pinetologitv.net, che collabora anche con con antimafia2000.com, anche con Pandora TV, perché a volte pubblichiamo alcuni editoriali di Giulietto Chiesa. Dunque, innanzitutto a taglio primissimo l'iniziativa di Radio Science TV e Pianeta Oggi TV, la collaborazione che verrà potenziata, verrà portata avanti nel corso di tutta l'estate, non solo, anche poi alla fine nel corso dell'anno intero, quindi nelle prossime stagioni. Naturalmente ci sono molte, diciamo, molti obiettivi interessanti. Noi, come ha detto lo stesso editore di Radio Science TV, intervistato in Piazza dei Signori a Treviso, non ci interessa tanto la quantità degli ascolti perché non siamo commerciali, ma più ascolti ci sono e più, diciamo, il messaggio passa. Noi quello che ci interessa non è fare contratti commerciali, è far emergere un messaggio a tutela del pianeta, a tutela della vita, a tutela dell'ambiente, alla tutela della società. Bene, andiamo avanti.
Abbiamo un articolo poi, sempre a taglio primo, molto importante, dal titolo La musica è cambiata, lo Stato dietro via D'Amelio. Questo è stato scritto da Saverio Lodato. Io qui vorrei un attimino soffermarmi, anche perché siamo in tema della trasmissione Osservatorio Antimafia, parliamo di antimafia, perché è molto importante. Non mi stancherò mai di leggervi questo articolo, perché la dice lunga, è veramente chiarificatrice, cioè fa emergere molti punti che la gente che ascolta dovrebbe veramente essere colpita. Allora, si dice, è uno dei più gravi, allora, ripeto il titolo, la musica è cambiata, lo Stato dietro via D'Amelio, qui vedete la figura del giornalista scrittore Saverio Lodato, e l'articolo è breve, quindi ve lo leggo, è uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che si poteva dire di più? Parole che non potrebbero essere più chiare, parole che non sono alla base della riapertura delle indagini su poliziotti ancora in servizio, sospettati di reati pesantissimi. Parole che definiscono un orrendo scenario sullo sfondo della strage in cui persero la vita Paolo Borsellino e uomini e donne della sua scorta, e che si spingono oltre, indicando in quell'Arnaldo La Barbera, poliziotto che guidava la task force sulle indagini, il depistatore principe con un ruolo diretto nella sparizione dell'Agenda Rossa. Quante volte abbiamo sentito parlare di questa storia dell'Agenda Rossa, che ha davvero dell'incredibile, che insomma si dovrebbe parlare mesi solo di questo particolare, che ha, ripeto, dell'incredibile. Ma andiamo avanti con l'articolo di Saverio Lodato. Le motivazioni della sentenza quater su Via D'Amelio, corte d'assise presieduta da Antonio Bassamo, giudice a latere, Janus Barlotti, andranno a fare il paio con quelle che presto leggeremo di Alfredo Montalto, presidente della seconda corte d'assise di Palermo, e di Stefania Brambille, a seguito della pesante condanna inflitta agli imputati per la trattativa Stato-mafia. Cosa diranno ora i minimalisti della materia, quelli che volevano convincerci che avevamo assistito a uno stragismo straccione, frutto solo di responsabilità mafiose? La suoneranno ancora la musichetta dei pubblici ministeri che, divorati dal protagonismo, inseguono entità superiori, tra virgolette, oltre cosa nostra, che invece non esistono in natura? E certi storici la diranno qualche parolina per spiegarci i comportamenti di interi pezzi deviati dello Stato? L'articolo prosegue e noi lo leggiamo. Capiranno tutti, minimalisti, storici e opinionisti del travestimento della verità, che la musica è cambiata, che un quarto di secolo dopo, con un piede lento, la magistratura sta rimettendo ordine. Si rassegneranno all'evidenza che non di solo mafia fu insanguinata l'Italia? Ne dubitiamo, ci sono sempre sembrati troppo ostinati nell'errore, quasi avessero qualche peccatuccio da farsi perdonare. Questo è l'articolo molto importante di Saverio Lodato, che ci tengo sempre a leggerlo durante le rassegne stampe, in modo particolare nelle trasmissioni che riguardano l'antimafia, perché veramente la dice lunga, molto chiaro, insomma, ecco, devo dire, è un articolo molto bello. Andiamo avanti, andiamo dunque a taglio medio della homepage di Pianeta Oggi TV, troviamo i settimanali, questo ad esempio, intervista al noto ambientalista, artista Renzo Bortolussi, presidente dell'associazione Acqua, acquainte.it, per maggiori informazioni potete andare dentro e vedete che anche questa persona e i suoi collaboratori sono altri come dire, personaggi importanti che lavorano a favore della vita, per la difesa della vita. Poi ancora abbiamo un altro settimanale, Pianeta Oggi Reporter, che ricordo è quello che va in onda anche sul circuito delle TV terrestri, intervista allo scrittore Mauro Tonino, presente, e lo ricordiamo, anche a Pordenone Viaggia. In questo settimanale abbiamo voluto presentare il suo ultimo libro dal titolo Rossa Terra, sempre naturalmente in collaborazione con Radio Sirius TV. Poi ancora, altro settimanale, Pianeta Oggi Reporter, da Pordenone Viaggia, intervista al noto scrittore alpinista Mauro Corona, e a seguire l'intervista Alicia Colò, volto noto della televisione italiana.
E quindi arriviamo al settimanale che già vi ho accennato prima, che riguardava la presentazione del libro di Saverio Lodato dal titolo Avanti Mafia. A seguire, quindi diciamo che all'interno di questo settimanale, di questo approfondimento, non c'è solo l'intervista allo scrittore giornalista, ma anche, lo ricordiamo, al PM di Palermo Antonino Di Matteo, e a seguire anche a Lunetta Savino, nota attrice, e quindi ai ragazzi della scorta civica. E quindi abbiamo poi, come vi dicevo prima, che Pianeta Oggi TV collabora anche con Pandora TV, abbiamo uno speciale di Pandora TV dal titolo Tolta la scorta ad Antonio Ingroia. Poi ancora altri articoli verso taglio medio-basso, vi segnalo solo questo: strage di Ustica, Daria Bonfietti, il nuovo governo si impegni per la verità. Articolo scritto da Aaron Pettinari. Questo articolo è stato scritto in occasione della ricorrenza del disastro, scusate, del disastro del 19. Arrivati a questo punto, sono le 22:18, ricordo che questa è Radio Science TV. Io sono Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV, che sto conducendo il programma Osservatorio Antimafia direttamente dalla redazione di Pianeta Oggi TV a Venezia. Sono collegato via Skype con Radio Science, alla regia centrale abbiamo Rosario Moreno, sempre in sostituzione ai conduttori Antonella Intranò e Ugo Lombardi, che spero di risentirli quanto prima. Allora andiamo avanti, perché volevo darvi lettura di un appello che Padre Zanotelli ha fatto a tutti i giornalisti italiani per quanto riguarda i migranti. Adesso me ne do lettura, perché alcune, vedo che alcune testate lo hanno riportato, questo appello, tra cui ricordiamo ad esempio la prealpina.it, e lo vogliamo quindi dare anche noi, perché ci sembra, anzi non ci sembra, perché indubbiamente è molto importante, la dice lunga. Allora, vediamo quindi di appena che riesco a sistemare la pagina, ecco qui. Allora, Roma, padre Alex Zanotelli, missionario italiano della comunità dei Comboniani, profondo conoscitore dell'Africa e direttore della rivista Mosaico di Pace, ha rivolto un appello ai giornalisti italiani sul tema dei migranti. Dunque, dice questo: rompiamo il silenzio sull'Africa, non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli africani stanno vivendo. Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. Per questo, come missionario e giornalista, uso la penna per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass media italiani, come in quelli di tutto il mondo del resto. Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così ben integrati nel mercato globale. So che i mass media purtroppo sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che veramente sta accadendo in Africa. Mi appello a voi giornalisti, e perché abbiate il coraggio di rompere l'omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto sull'Africa. È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan, il più giovane stato dell'Africa, ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno 300.000 morti e milioni di persone in fuga. È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan. In Uba, il popolo martire dell'Africa, e contro le etnie del Darfur.
È inaccettabile il silenzio sulla Somalia, in guerra civile da oltre 30 anni con milioni di rifugiati interni ed esterni. È inaccettabile il silenzio sull'Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l'Europa. È inaccettabile il silenzio sul Centro Africa, che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire mai. È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana, dal Chad al Mali, dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un nuovo califfato dell'Africa nera. È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia, dove è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi. È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell'Africa, soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi. È inaccettabile il silenzio su 30 milioni di persone a rischio di fame in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al lago Chad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni, secondo l'ONU. È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa, che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile. È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. Lo scorso anno l'Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro. Prosegue l'articolo di Ale Zanotelli. Non conoscendo tutto questo, è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre, rischiando la propria vita per arrivare a noi. Questo crea la paranoia dell'invasione, tra virgolette, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi. Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l'Africa Compact, contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti, ma i disperati della storia nessuno li fermerà. Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. L'ONU si aspetta già entro il 2050 circa 50 milioni di profughi climatici solo dall'Africa. Ed ora i nostri politici gridano aiutiamoli a casa loro dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo con una politica economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese. E così ci troviamo con Mare Nostrum, che è diventato Cimiterium Nostrum, dove sono naufragati decine di migliaia di profughi e con loro sta naufragando anche l'Europa come parte dei diritti. Davanti a tutto questo non possiamo rimanere in silenzio. I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei nazisti? Si interroga appunto. Per questo vi prego di rompere questo silenzio stampa sull'Africa, forzando i vostri media a parlarne. Per realizzare questo non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di sorveglianza della RAI e alle grandi testate nazionali. E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'FNSI, a fare questo gesto, non potrebbe essere questo un Africa Compact giornalistico molto più utile al continente che non i vari trattati firmati dai governi per bloccare i migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un'altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti e tutte da fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull'Africa. Ale Zanotelli è missionario italiano della comunità dei Comboniani, profondo conoscitore dell'Africa e direttore della rivista Mosaico.
Effettivamente questo è stato un grido da parte di Alex Donatelli che, come si suol dire, non fa una piega. Giustamente dice sì, i media sono in mano a grossi potenti, diciamo, e quindi anche gli stessi giornalisti fanno fatica a capire redattori, eccetera, direttori di testata a far passare certe notizie, però devono far pressione e questo è verissimo. Tra le cose ricordo che proprio i grossi network stanno ultimamente, da un punto di vista tecnico, comprando anche diverse frequenze, perché noi controlliamo anche queste cose qui e chiaramente poi alla fin fine diventa un unico monopolio, quindi anche quelle che sono le emittenti un po' più piccole, che sono più, diciamo, libere, che possono, come ad esempio noi, dare lettura intanto di questo comunicato di Ale Zanotelli, di questo più che comunicato grido giustissimo di Ale Zanotelli, ecco, e quindi vengono sempre a meno a queste emittenti più libere, più locali, che sono locali, più libere, quindi, come dicevo prima, che possono aprirsi a questi discorsi qua. Naturalmente questo grido verrà pubblicato anche adesso al più presto, probabilmente appena finiamo la trasmissione, verrà pubblicato anche nelle nostre emittenti televisive web, sia Pianeta Oggi TV che Radio Science TV. Però a questo punto qui volevo ritornare adesso su questo punto, anzi facciamo così, sono le 22:29, c'è ancora un po' di tempo, vi do l'aggiornamento per quanto riguarda quei ragazzi che sono rimasti bloccati nella grotta in Thailandia, poi ritorniamo su questo perché, come sempre, voglio sentire anche il nostro editore di Radio Science TV, Rosario Moreno, vorrei sentire una sua opinione in merito, lui che cura anche adesso le rassegne stampe, quindi le notizie, come ripeto, le vede, insomma, le tratta, e quindi molto interessante sentire anche da parte sua un'opinione. Allora, vediamo intanto un attimo di fare questo breve aggiornamento, poi ritorniamo sul grido di Alex Zanotelli. Allora, Thailandia, il tentativo di estrarre i 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia assieme al loro allenatore non avverrà oggi. Lo ha annunciato il governatore locale della provincia settentrionale di Chiang Rai. Il livello dell'acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede estesi periodi di immersioni, ha detto il governatore. Le operazioni di preparazione continuano però 24 ore su 24 nella speranza che il recupero diventi possibile nei prossimi giorni, prima del ritorno delle piogge. Non c'è fretta, dice la portavoce dei soccorritori, i ragazzi inizieranno a nuotare verso l'uscita quando sarà possibile. Insomma, una notizia in corso che noi diciamo, la terremo d'occhio, vedremo di portarvi sempre degli aggiornamenti anche nelle trasmissioni già esistenti, diciamo, di Radio Science. Se ci fosse qualche novità di rilievo, naturalmente apriremo anche delle come dire, trasmissioni supplementari, delle finestre diciamo così, della redazione per darvi aggiornamenti. Altrimenti nelle nostre consuete trasmissioni vi facciamo il punto della situazione. Quindi questo per quanto riguarda la Thailandia. Adesso ritorniamo su quello che io ho definito il grido di Alex Zanotelli, migranti, appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti italiani. Noi vi abbiamo dato lettura di questo appello, di questo grido di Alex Zanotelli, è stato molto chiaro, si capisce perfettamente quanto grave è la situazione. E a questo punto io direi di sentire anche l'opinione di Rosario Moreno, che sicuramente è collegato in audio con Venezia, con lo studio di Pianeta Oggi TV. Rosario, ci sentiamo? Ma certamente, caro Massimo, ci sentiamo, sì, ci sentiamo ed è stato interessantissimo quello che hai letto di padre Alex Zanotelli. Padre Alex Zanotelli non è nuovo, insomma, a queste cose, alla sua sensibilità, perché segue molto, insomma, quello che fa, le sue opere, come vogliamo dire, tra virgolette. Però mi viene in mente la cosa, lui ha rivolto un appello ai giornalisti, no? A tutti i giornalisti, però a questo punto io vorrei pormi anche un quesito,
Dato che la maggior parte dei grandi quotidiani, insomma, sono comandati dai partiti oppure sono comandati dalla pubblicità, insomma, da qualcuno, insomma, che comanda c'è, e che ultimamente, insomma, stanno su questo governo, col governo che abbiamo, e stanno mettendo molto in risalto i grandi annunci che sta facendo l'onorevole Salvini. Vorrei, insomma, a questo punto che prendessero la palla al balzo e oltre, insomma, a ripetere continuamente, a farci sentire continuamente la voce di Salvini, che è giusto che sia così anche quello, però che mettessero in risalto questo annuncio, questo avviso, questo appello, questo accorato appello di padre Alex Zanotelli. Sarà molto difficile, perché secondo me il padre Alex Zanotelli dovrebbe mettersi nudo su un balcone e gridare, forse i giornalisti accorrerebbero per poter sentire qualche cosa e parlare, fare un po' di gossip, ma più di questo non faranno. Scusa il mio pessimismo, caro Massimo, ma nasce anche da una considerazione. La considerazione che faccio è su questa grande discussione che c'è all'Unione Europea, che domani se ne parlerà, se ne discuterà, sul famoso copyright, no? E questo è un altro problema, purtroppo. È un altro problema, ma si lega, perché se i giornali dovessero mettere queste notizie, interviste al padre Alex Zanotelli, se dovesse passare questa riforma, non dico che sarà difficile, insomma, farla rimbalzare in rete attraverso tutti i piccoli network come i nostri, perché per l'amor del cielo non voglio dire nulla di sbagliato, però c'è una grossa battaglia su questo. Quindi io dico, dobbiamo noi, nel nostro piccolo almeno, e mi rivolgo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, amici, e di parlare con gli amici e degli amici degli amici degli amici che non ci ascoltano, insomma, e far sentire questo appello di padre Alex Zanotelli, perché degli immigrati se ne è parlato tanto, ma si è parlato tanto anche in modo sbagliato, perché per il semplice motivo che questa guerra di nervi, questa guerra che è scattata all'interno dell'Europa, no? tra i vari stati che appartengono all'Europa, ha comportato anche una serie di disastri, di morti. Hanno addirittura, vogliono far sparire le ONG, benissimo, ci saranno delle ONG serie, come ci saranno delle ONG poco serie. Qui sta a noi poi, anzi non noi, sta la magistratura, sta alla legge, sta alla polizia, sta a quello che sarà, scoprire i truffatori, insomma, chi ci gioca con la pelle della gente, soprattutto di queste persone che vengono da posti dove c'è la fame, c'è la guerra, c'è di tutto, insomma. Però io dico, onorevole Salvini, dico onorevole Di Maio, dico giornali, parlo ai direttori delle grandi testate giornalistiche, parlo ai direttori delle grandi testate giornalistiche televisive, eccetera, perché non fate delle indagini serie sui nostri centri di raccolta di queste persone, per sapere chi è serio e chi è poco serio, e permettano di far intervenire la magistratura. Come io leggevo pochi giorni fa, anzi la settimana scorsa, un articolo che mi ha lasciato un po' di stucco, dove in un centro dove c'erano questi immigrati, su 33 euro che percepivano per ogni immigrato dallo Stato italiano, questa non so se è una cooperativa, che cos'era, ne spendevo 1,62 euro per farli fare colazione, mangiare a pranzo e cenare la sera, insomma, tutto il resto se lo mettevano in saccoccia, insomma. Quindi io direi che dovrebbe l'onorevole Salvini, ministro della giustizia, giusto Massimo?
correggimi se commetto degli errori perché sono un po' stanco stasera. Ma siamo entrambi stanchi molto, perché la gente non sa, ma noi lavoriamo, siamo dei freelance e per portare avanti questo nostro progetto mediatico dobbiamo avere un lavoro, non è che lavoriamo, che prendiamo dei soldi con Pianeta Auditivo, no, con TV. Ecco, no, ci tengo a sottolinearlo perché è giusto che si sappia, insomma, ecco, perché noi abbiamo sempre detto all'inizio, se riusciamo a portare avanti questo discorso qua in questo modo, ok, altrimenti si fa di meno, cioè nemmeno iniziare, insomma, ecco, quindi prendiamo questo sacrificio. E quindi la mattina dobbiamo alzarsi presto, almeno per quanto riguarda me, alle 6 sono già in piedi e andiamo a dormire anche alle 2 a volte, quindi come si fa a conciliare tutto? Quindi è più che comprensibile la tua stanchezza, la mia, eccetera. Comunque l'importante è che poi le cose vadino avanti, come vedo che insomma le cose vanno avanti. Certamente. Quindi io appunto a questo punto il mio appello è anche questo. Diciamo mi accodo all'appello di padre Alex Saratelli, fate una ricerca, l'indagine, chi truffa in questi centri dove abbiamo accolto questi immigrati, e portate avanti quelle cooperative, quelle associazioni che stanno lavorando seriamente e onestamente. Per quanto riguarda, io poi volevo legarlo al fatto del copyright, ma c'entra poco e come c'entra tutto. Ecco, qui volevo un attimo, scusa, volevo un attimo soffermarmi, cioè ti faccio la domanda per essere chiari nei confronti dei nostri ascoltatori. Nel caso passi questa legge sui copyright, cosa succederebbe dopo aver letto l'articolo, l'appello di Ale Zanotelli? Beh, ma guarda, stanno dicendo un sacco di cose e anche un sacco di sciocchezze. Io consiglio di leggere un articolo sul fattoquotidiano.it, che è un articolo scritto da un docente, avvocato e giornalista, Guido Scorza, che è una persona molto seria, sì. Io ho avuto modo anche di ascoltarlo, dove lui mette un po' a fuoco questa questione del copyright e del diritto d'autore. E addirittura in questo articolo lui porta 5 punti, cerca di sfatare, no? L'articolo si intitola Riforma dell'Unione Europea Copyright, 5 fake news da sfatare nel dibattito tra pro e contro, che sai, adesso ci si è divisi anche fra chi è a favore e chi è contrario, perché chi è a favore dice ma è giusto che chi scrive un articolo prende i soldi, che i giornali che stampano e pagano prendono dei soldi, eccetera eccetera, non metto in dubbio questo. Lui focalizza in 5 punti queste fake news tra i pro e contro, che sono molto interessanti da leggere. Per esempio essere contrari per esempio alla direttiva europea, dicono che significa essere contrari al diritto d'autore, quindi non avere a cuore le sorti dell'industria creativa, di quella editoriale, e c'è un grosso dibattito su questo tra chi è pro e contro, ma non è tanto vero questo, non è tanto una verità, perché perché il dibattito, come scrive Scorza, riguarda esclusivamente una specifica ricetta identificata nella proposta che è contro alcune patologie del mercato. La si può condividere oppure non condividere, però la proposta di direttiva non riguarda nessuna tassa, e né tantomeno una tassa sui link, la famosa link tax. C'è una definizione giornalistica, la link tax, no? Cioè, mediamente, insomma, che ha un impatto che mediaticamente è di impatto, cioè, ma giuridicamente non è corretta, dice l'avvocato. La proposta di questa direttiva prevede l'introduzione invece di una nuova forma di equo compenso che toccherebbe agli editori a fronte dell'utilizzo commerciale, ecco, bada, questa è la parola, dell'utilizzo commerciale di link e snippet ai loro contenuti. Ecco la parola chiave, diciamo. Ecco, la dinamica, dice nell'articolo Guido Scorza, sarebbe analoga a quella che contraddistingue il fenomeno della cosiddetta copia privata. C'è chi compra un supporto o un dispositivo
idonee a essere utilizzate per copiare un'opera protetta da diritto d'autore versa un compenso che dovrebbe poi finire nelle tasche appunto dei titolari dei diritti per indennizzare. Se ben ti ricordi, caro Massimo, ti ricordi quando uscirono i CD, no? Sui CD tutti compravano i CD e si copiavano le musiche, no? Si passavano le musiche, le canzoni, eccetera. E sì, sì. Alla fine sui CD misero una tassa. Tu quando compri un CD ti paghi una tassa che va a coprire anche questo, insomma. Perché il CD doveva servire per farsi, c'era il fenomeno della copia privata, no? Invece non è vero. Quindi dice: chi compra un supporto, un dispositivo idoneo a essere utilizzato anche per copiare un'opera protetta dal diritto d'autore, è verso un compenso che dovrebbe poi finire, appunto, come dicevo prima, nelle tasche dei titolari dei diritti e indennizzarli della circostanza che per effetto dell'eventuale copia di una loro opera non incassano alcun compenso a fronte della vendita di una copia in più. Quindi non è una tassa, ma un compenso. Quindi anche questo è forte. PD poi dice Scorza che non è vero che essere contrari alla proposta direttiva significa consegnare internet ai giganti del web come Google, Facebook e company. Nel medio periodo dice è probabile, verso l'esatto contrario. Sebbene obbligando le taluni adempimenti, la proposta di direttiva consegna nelle mani dei big della rete tutti gli strumenti necessari a determinare più di quanto innegabilmente già facciano oggi la dieta mediatica di miliardi di cittadini nel mondo. Insomma, poche parole, ci sono sì pro e contro su questa proposta di legge, perché sai che girava la voce che tu, anch'io c'ero cascato all'inizio, caro Massimo. Cioè tu prendi un pezzo di un articolo, lo metti sul blog e dovresti pagare i diritti d'autore a questo punto, no? Pagare questi diritti, eccetera. Però la parola chiave che era all'inizio, che dicevamo all'inizio, se ben ti ricordi, che come devo dire, cioè che chi lo fa per uso commerciale dovrebbe essere una cosa del genere, no? Sì. Il famoso diritto commerciale. Quindi domani si discute appunto su questa legge, ok, dove i 5 Stelle propongono di tornare al testo, di far tornare il testo in commissione, e poi c'è intanto che sono 2 giorni che gli attivisti e i contributori di Wikipedia stanno protestando, perché ecco, che la famosa Wikipedia, l'enciclopedia online che è gratuita, che è fatta dai cittadini, quindi i cittadini da qualche parte dovranno prendere le informazioni per poterle inserire in questa enciclopedia, quindi comporterebbe la chiusura dell'enciclopedia a tutti gli effetti, perché dovrebbe pagare la marea, oppure chi inserisce l'articolo dovrebbe pagare i diritti su questo. Quindi io direi che bisogna un attimino informarsi bene. Sì, perché c'è un po' di, perché c'è non un è po' di confusione. Chiaro. Anche Luigi Di Maio, che è il vice premier, nei giorni scorsi addirittura l'ha definito il bavaglio per la rete. Ha detto che era anche pronto a non farla applicare in Italia nel caso in cui fosse approvata. Certo, io sono contrario a questa legge, sono contrario a qualsiasi cosa, perché tu sai io sono per le licenze Creative Commons, quindi che l'ingegno e l'intelletto dovrebbe girare gratuitamente e poi la gente spontaneamente dovrebbe offrire diciamo a chi ha creato quell'articolo, a chi ha creato quella musica eccetera, fargli guadagnare dei soldi. Cioè, sappiamo benissimo come funziona la licenza Creative Commons, no? Quindi io in primo momento ho pensato, e però questo volevo ragionarci ancora meglio, passa sta legge e noi chiudiamo tutto, non si fa né rassegna stampa, non si fa niente, perché quando fai la rassegna stampa la fai dai giornali, come le TV che fanno la rassegna stampa, che smettono tutti quei bei quotidiani, sai, e la mattina si fanno la propria rassegna stampa. Sì. Secondo me fare una rassegna stampa, nominare un quotidiano eccetera eccetera, significa anche fargli pubblicità a questo punto,
o no? Perché dico, ok, tu vuoi farmi pagare se io pronuncio, cioè io leggo uno straccio del tuo articolo, io dico la fonte, a questo punto tu paghi me perché ti sto facendo pubblicità. Beh, sì, ma infatti cioè, è quello che dico, allora cioè, sai, io ci ragiono, girarla, girarla anche in questo come modo. Si dice dalla mia parte, sto ascendendo pazzo, uscendo pazzo, insomma, su questa sì. storia, no? Hai capito? Io spero che non passi questa legge, perché è una legge da quello, insomma, da quello che si è capita, che è confusionale, è un casino, insomma, in poche parole. Non, secondo me è stata fatta ad arte, forse per far guadagnare qualcuno, come al solito. Io, sai, faccio presto a pensare sempre male le cose, sulle cose, no? Se io quando vedo una cosa del genere penso subito male, poi dopo forse mi ravvedo andandoci a studiare, eccetera. Dico, ragazzi, se ci pensate un attimo, andate a leggervi qualcosa in giro. Ecco, per esempio, Wikipedia, ma può riguardare gli articoli dei giornali, come il copyright c'è dappertutto, c'è un senso, non è che c'è non lo puoi fare, però secondo me dovrebbero lasciare il diritto di prendere stralci da giornali e nominando ovviamente la fonte, permettere alle persone di continuare a fare le proprie rassegne stampe, di poter mettere piccoli pezzi di articoli sui propri blog, eccetera, perché così in internet si diffonde di più la notizia, insomma, si va avanti. Perché un conto che tu nomini uno stralcio di un articolo di un giornale solo leggendolo dalla testata del giornale, un conto che viene ripreso da migliaia di blog, viene ripreso da migliaia di rassegne stampe, eccetera, insomma, no? E quindi la notizia gira di più, perché non tutte le persone leggono la stampa, sulle 24 ore, l'Unità, no, l'Unità non c'è più, la Repubblica, il Fatto Quotidiano, eccetera. Io ripeto, mi piacerebbe che la gente leggesse di più i quotidiani, però ecco, propagandare, diciamo, attraverso queste rassegne stampe, attraverso portando questi stralci di articoli, eccetera, sui blog, sulla web TV, sulla web radio, eccetera, nominando sempre la fonte, perché ricordiamoci sempre che è importante nominare la fonte da dove si prende l'articolo, come facciamo noi sempre. Infatti noi quando facciamo a volte degli aggiornamenti delle notizie, come ieri sera per quanto riguarda il forte maltempo in Trentino, citavo le fonti, in modo che se poi qualcuno vuole approfondire. E può chiedere al limite anche informazioni alla stessa testata per avere bravo, ecco, che così quando delle informazioni maggiori nei dettagli magari, ecco, perché certo, noi ovviamente siamo quando, generali. Quando tu hai citato la fonte, la persona va sul sito del quotidiano, del mensile, eccetera, si va a approfondire l'articolo, insomma, il quotidiano, eccetera, fa anche numero e vende più pubblicità, insomma, e si mantiene di più, che poi del resto è questo. Cioè, il tutto è finalizzato a quello. Certo, perché certo. A questo punto io direi anche al Parlamento, no, all'Unione Europea, io dico, io sono d'accordo con voi, va bene sul copyright, ma cosa mi dite quando i grandi testate pagano 2-3 euro un articolo a un giornalista? Ah sì, questo è un altro bel discorso. Qui, ecco, di questo non si per me fa mai. È sempre dentro, per semplice motivo, Massimo, deve essere dentro, perché tu quando leggi un articolo è stato scritto da un giornalista, mo non sai quanto è stato pagato, quanto quel giornale ha pagato l'articolo, può darsi pure che ha pagato 50 centesimi, certo. Anche però se vuole soldi da tutti quanti, diciamo tra virgolette, e guadagna una marea di soldi, certo. Cioè io la vedo così, la vedo sempre male, forse se l'ho fatto male io che la vedo un po' storta, ma addirittura ci sono delle situazioni di alcune emittenti anche diciamo quelle che stanno bene, che se tu vuoi andare in onda lì, perché diciamolo ai nostri ascoltatori, se tu vuoi andare in onda lì, ok, da loro ti dicono, caro mio, vuoi venire qui da noi a proporre qualcosa di tuo? Bene, ci paghi lo spazio,
Ma come? Se io vi do un prodotto che non è commerciale, non è una pubblicità, ma è un prodotto di taglio giornalistico, cioè, perché devo pagare voi? Anzi, dovreste essere voi a pagare me semmai che vi do un contributo sul palinsesto, che vi arricchisco il palinsesto e voi ci vendete la pubblicità. Eh no, dobbiamo addirittura noi dare soldi a questi qua. Ecco, quindi questi sono quelli che sono accaparrati tutte le frequenze, che hanno avuto le leggi per loro, ok, e quindi a questo punto abbiamo un monopolio. Non ancora contenti, si continua a comprare frequenze, prima lo accennavo, no, per quanto riguarda per esempio la radiofonia, io ho visto qua anche nel nord-est frequenze sparite, prima c'erano altri emittenti, ora risento i doppioni dei network, non faccio i nomi perché non voglio nemmeno farli, cioè, non voglio nemmeno nominare, guarda, onestamente certe... No, perché gli facciamo pubblicità, se no. Sì, ma non hanno mai le conoscono tutte, ma è proprio per mio principio, cioè non mi va proprio di nominare quei nomi. E quindi noto questo, capisci? E allora alla fine, quindi dicevo prima, spariscono le emittenti, quelle diciamo più piccole tra virgolette, ma non più piccole per importanza, più piccole come raggio d'azione perché sono locali, sono a livello provinciale o a livello semi-regionale, ok? Però ti danno più libertà di informazione rispetto ai grossi, no? Ok, i serpentoni, come li chiamo io, no? Quelli che poi dalla fine degli anni 80 hanno cercato di dettare legge su come si fa la radiofonia in Italia e purtroppo tante altre emittenti li hanno, a volte, perché a volte è vero che questo è anche alcune locali si sono, come dire, adeguate e sono diventate delle copie dei network nazionali, perdendo quella che era la loro identità locale, perché diciamola tutta, ecco, capisci? E quindi così. Ecco, allora, tornando al discorso, si arriva anche a quel punto lì, tu hai un prodotto che hai in mano, lo proponi a qualche altro editore che ha parecchi soldi, no, tu devi pagargli lo spazio. Cioè, io veramente, cioè, non so, io mi domando il mio sogno, quando è che queste frequenze verranno liberate e ridate alle locali e quindi ripristinare quel pluralismo che c'era negli anni, fine anni 70, primi anni 80. Certe televisioni locali, mi ricordo, che nemmeno trasmettevano il notiziario, nemmeno facevano, cioè era libera scelta, chi voleva fare l'informazione la faceva, chi non voleva farla faceva altro, film, telefilm, che ne so io, documentari del posto, una informazione di tipo di solo approfondimento e non il TG, ad esempio. Ecco, no, adesso vi adesso obbligate a fare questo o quell'altro, ma chi l'ha detto? Ma perché è venuta fuori questa cosa qua? E quindi da lì poi tutto quello che le va Ma Massimo, dietro parliamoci chiaro. si Quando contà e, no, tu... scusa, finisco, no? Sì. Che praticamente il risultato, sai qual è, Rosario? Che attualmente vediamo che le emittenti locali in Italia, perché non è così all'estero, in Italia stanno scoppiando una dietro l'altra. Basta, lascio agli ascoltatori trarre le più ovvie conclusioni in merito. Ma scusa il Massimo, già mettendo l'obbligo di avere un direttore di testata, anche a una web radio, una web TV che vuole fare notizie, è già obbligandoti a questa, significa non fargliela fare, perché sai benissimo, per avere un direttore di testata, la testata deve essere registrata, il direttore deve essere pagato e tutto quanto. Eh E beh, se sì, a meno quella che non web sia radio, qui. quella web TV non prende soldi perché lo fa, non dico per hobby, ma lo fa perché è un'associazione, perché vuole portare avanti un certo discorso, e non potrebbe permettersi, non può mettersi niente. Ah, poi in Italia, insomma, fatta la legge, trovato l'inganno, siamo bravissimi a girare anche gli ostacoli, però non è quello. Ma cioè, però Però non va intanto... bene neanche così, capisci? Uno deve intanto essere libero, uno vuole fare un emittente di sola, che ne so, di solo spettacolo, come era Canale 5, ad esempio, tanti anni, cioè, tanti anni fa, quando era da dopo Telemilano, per un periodo Canale 5 non faceva telegiornali. Okay? Dopo ha fatto, verso mi sembra il 90, così, i primi TG di Canale 5 News e poi ha fatto come Intana il TG5, il telegiornale vero e proprio, ma all'inizio non faceva il telegiornale. Quindi voglio dire, non so che c'è di strano. Adesso, se una vuole fare informazione, fa l'informazione, allora è giusto che ci sia ovviamente tutto d'accordo, una situazione regolamentare. Massimo, ma E può chi non vuole essere... fare informazione fa come gli pare, cioè farà una, cioè, dopo sta a
all'ascoltatore, al telespettatore, scegliere quello che più gli piace. Basta, finito il discorso. Perché complicare le cose, capisci, Rosario? Secondo me non dovrebbe esistere neanche. Io voglio fare informazione, ma non devo avere un direttore di testata, perché la nostra Costituzione mi dice che io posso esprimere liberamente il mio pensiero. Non è che devo diventare un giornale. Tutto questo perché è nato? Perché serve a imbavagliare sempre più le cose? Perché se la mia Costituzione, la Costituzione italiana, dice che io posso esprimere il mio pensiero in qualsiasi forma, per iscritto, per registrato, in qualsiasi forma posso esprimere il mio pensiero, perché fare una rassegna stampa, fare una testata giornalistica, diciamo, significa anche esprimere il proprio pensiero. Sì, certo, sì, a livello sì di editoriale, di certo, quello sì. Certo. E queste cose qui, perché devo avere un attestato obbligatoriamente per poter esprimermi, quando nella Costituzione dice che lo posso fare tranquillamente? Allora io ti pongo un altro problema, se vogliamo vederlo problema, cerco di essere sintetico, no? Perché a volte certe cose bisogna sapere anche spiegare, perché se no gli ascoltatori poi, se non li prendi per mano con linguaggio semplice, li perdi. Allora io per esempio non riesco a capire perché dobbiamo, perché le testate vanno su ad esempio i social network, prendiamo ad esempio FB, e lì mettono i propri prodotti. Poi arriva la gente che magari sono anche un po', no, un po' sei quelli che credono di saper tutto, no, di tutti e di più, poi non sanno manco come è fatta la propria casa, no? E vengono lì e ti scrivono maldicenze, come è successo anche nei miei settimanali, ti scrivono anche delle offese, eccetera. Allora io quello vorrei dire questo. Allora, io quello che voglio dire è questo. Allora, scusa se mi ripeto, perché sto tenendo d'occhio anche una notizia qua. Allora, praticamente, dunque, le testate che stiano nei loro spazi, chi vuol avere l'informazione ha la garanzia di quella testata, va in quella testata e sa che lì quello è il suo sito, e quella è una testata e dà informazioni. Andare su sulla piazza, no, dei social network, no, dove tutti, come andare su in piazza, al bar, dove tutti dicono la sua, e portarci anche le testate lì, i prodotti che facciamo noi, oltre che non ce li paga nessuno, dobbiamo dare l'impasto anche ai porci. Cioè, mi dispiace, io sono invece per tenere i miei prodotti, diciamo, nel mio spazio della testata, e non mandarli in piazza che vadino chi li pare, insomma. Ecco, le testate, ecco, dovrebbero invece far sì che le testate rimangano al proprio posto, nei propri spazi, e lì nei social che vadino chi li pare, insomma, ma le testate rimangano su dei propri spazi ben precisi, in modo che anche l'ascoltatore abbia chiarezza nel scegliere l'informazione dalla testata, perché molte volte vai lì su Facebook, ci sono testate che non si capisce se sono testate o meno, non si capisce se sono delle fake news, delle bufale, cioè, no, a volte, ecco, e si rischia, quindi poi a sua volta viene condiviso questa spazzatura, altri la ricondividono, viene fuori un bordello da far paura, tanto per usare un aggettivo che qualifica bene questa situazione, ecco. Quindi io ti dirò anche questo alla fin fine: noi facciamo bene, perché tu, come Radio Sirius TV, che non sei testata, fai riferimento a me, Pianeta Oggi TV, che sono testata, quindi che do una garanzia all'ascoltatore. Io non metterò mai però i miei prodotti, diciamo, dentro, capisci, hai capito? Cioè, dentro nelle piazze dove tutti vanno lì e li possono scrivere, sporcarli, offendere magari chi che intervisto, no, assolutamente non esiste. Per me, guarda, i social network possono chiudere, i social network hanno il suo binario e la mia testata ne ha un altro, punto. Oppure appunto sulle TV terrestri, che è ancora meglio, insomma. Poi chi non piace quel prodotto, basta, semplice, finisce lì, cambia canale, ma non che gli va a scrivere sotto insolenze, offese, maldicenze. Ma il problema è qui proprio, Massimo, perché la gente, capito? Non sa più esprimersi e si esprime con le insolenze. E anche questa è una cartina di tornasole. Cosa sta succedendo allora? Perché la gente si esprime perché così? Perché così si esprime così? Ma tu, perché
internet, la rete, i social, eccetera, e come dicevi anche tu prima, no? È come andare al bar, cioè al bar trovi quello che bestemmia continuamente, trovi la persona che sta in angolo e si legge il giornale, trovi due persone che discutono pacatamente, trovi le persone che bevono e stanno litigando, insomma, trovi tutte. È la stessa cosa i social, la stessa cosa la rete. Cioè, esatto. Il discorso della rete è che bisogna dire, insomma, io sono sempre stato di questo parere, io non devo insegnare niente a nessuno, perché forse devo apprendere io prima di tutto, però dico che oggi abbiamo perso quello che è il buon senso, l'educazione. Ecco, queste sono delle diciamo le motivazioni che la gente dovrebbe usare quando scrive o scrive determinate cose, cioè quando ci si rivolge a un'altra persona, soprattutto per iscritto, bisogna essere educati prima di tutto. Invece io sono stato 2 sere consecutive, ad esempio sul canale YouTube, a cancellare tutte quelle insolenze che mi hanno scritto, che hanno scritto i nostri relatori. Noi siamo giornalisti accreditati, cioè sappiamo perfettamente quando trattiamo un argomento se sono delle cretinate o meno. Perché la gente si deve capire queste cose. Quando tu hai un pensiero contrario al suo, ti deve attaccare, insolentendoti, perché così ci hanno abituato, cioè non ci hanno, hanno abituato così. Ma allora ti faccio una domanda. Scusami, ma guarda soltanto quando fanno le trasmissioni politiche, scusami, quando vanno onorevoli, guarda il nostro Parlamento, mi sembra di stare allo stadio alcune volte. Sì, è vero. Che da lì dovrebbe essere dato l'esempio a tutto il popolo italiano su come comportarsi. Guarda che abbiamo dove si rivolgono i nostri ministri. Vanno a parlare su Twitter, ma non parlano, ma andate in Parlamento, andate a legiferare bene. Quello è un altro poi discorso. Dopo fate valido. Una relazione su Twitter, su Facebook, su YouTube, ma alla fine però... sul sito, sul blog, eccetera, eccetera. Anche lì invece lanciano così, giusto perché devono dire qualche cavolata, devono dire da questo momento io ti blocco tutte le navi ONG, non ti faccio fare più rifornimenti. E lo vai a dire dove? Lo vai a dire sui social? Cioè, ecco, questo è un altro cioè, cavolato. Sui social ci deve finire dopo, portata dalla gente, semmai. Ecco, tu, semmai. Come ministro, devi dirlo in Parlamento, devi andare a discutere in Parlamento prima di fare una cosa del genere. Cioè, e qui mancano regole, vedi? Se ci fosse una regola... Di vita e morte della gente. Però è così, infatti, lo so, purtroppo è lì. Quindi se non riusciamo a ottenere, poi dopo le televisioni, miriadi di televisioni che abbiamo avuto, televisioni commerciali che abbiamo avuto, determinate, non faccio nomi, che ci hanno portato a vedere sempre questi talk show dove la gente deve per forza litigare o prendersi schiaffi o si sputa addosso. Sì, perché sono trasmissioni anche inconcludenti alla fine. È la stessa cosa quando ti dicevo, scusami, vai a vedere quanta gente sta guardando un aereo che atterra, e tu vai a vedere quanta gente sta ascoltando una notizia interessante su un sito. È pieno di là sugli aerei, è pieno sull'aeroporto delle Canarie. Non è solo quello, io ti potrei portare delle volte, potrei portare degli esempi che sono immensi, su YouTube soprattutto, no? Quindi cioè, la gente adesso vuole questo perché è stata abituata, gli hanno insegnato che questo deve volere. Allora ti posso fare una domanda, Rosario? Poi andiamo in conclusione, anche perché ti dico sono le 23:06, chiediamo scusa ai nostri amici se ci siamo soffermati un attimino su questo diciamo duetto fra me e te, no? Su queste cose, ma cerchiamo di esprimere un pensiero, il nostro, poi ovviamente ognuno si farà la propria opinione, anche perché andrà a informarsi in giro, a leggere, a ascoltare, eccetera. Vai Massimo. No, appunto, volevo dirti questo. YouTube ti ha bloccato le trasmissioni.
A Pandora TV è successa la stessa cosa. Io poi che ti stavo ripetendo sulla mia testata, sulla mia televisione Pianeta Oggi TV che eri a taglio prima, avevo messo in diretta da Sirius TV, mi sono trovato con lo schermo nero. E dico, ma che succede? Allora mi sono arrabbiato e quindi adesso lo dico pubblicamente, come mai si va a bloccare, poi non si è ben capito, certe emittenti che usano, certo non è casa nostra lì, quindi loro possono dire se vi comoda è così, se no potete farvi la vostra televisione da qualche altra parte, no? Però stando come sono le cose, stando a casa loro, noi notiamo questo, che Pandora TV, Sirius TV sono state bloccate. Bene, come mai non vengono mai bloccati o comunque denunciati tutti quei personaggi che vengono lì a offendere, okay, gli intervistatori, i relatori, chi intervistiamo noi? Ecco, a quelle persone là gli è concesso di scrivere di tutto. Non ho mai sentito che siano state prese delle disposizioni serie, dei provvedimenti seri di fronte a queste persone che vanno a offendere sotto i video che vengono pubblicati. Lì, quelli non si toccano praticamente. Cioè, non ho Beh, ma c'è capito. anche di più, caro Massimo. Vedi la marea di video che ci sono in giro che sono veramente offensivi. Eppure sono Vabbè, lì sì. che continuano a Sì. trasmettere. Per non parlare di certi contenuti, Perché ok, attira sono. gente, quello attira gente. Chi esprime Ok, un'opinione non attira gente. allora a che gioco Loro giochiamo? vivono di pubblicità. Quindi Per noi questo. riteniamo tanto, lo dico anch'io, quello che è successo sia a te e a Pandora TV che vi hanno bloccato, una cosa molto grave. Ecco, questo è stato. Non mi interessa, ma siamo a casa sua, non mi interessa niente. Questo che è successo è molto grave. Ecco, perché non vanno a prendere provvedimenti, come dicevo prima, a quelli che vengono sotto a scrivere, a offendere, eccetera, sotto i video. Lì non si è mai neutralizzato quelle cancellate, quelle maldicenze che vengono scritte da parte di alcuni personaggi, degli utenti. Sono i Allora, ecco, qui c'è qualcosa che non quadra per niente. Quindi la cosa la ritengo molto seria, molto grave. Ha ragione anche Giulietto Chiesa aver detto in un filmato successivo, appunto, quello che ha detto, le considerazioni che ha fatto. Anzi, non è escluso che possa anche pubblicarlo sulla mia testata quel discorso che ha fatto Giulietto Chiesa. Quindi questa cosa qua fa pensare, allora, per delle cose che non si capisce neanche perché. Veniamo oscurati. Sulla gente che va a scrivere offese, eccetera, su dei filmati, lì non si fa niente. Oppure, come dicevi tu prima, per non parlare di altri contenuti su altri video che fanno, insomma, che li fanno trovi risalto. liberi e che Che possono essere sarebbe bloccati. veramente. Però, Ecco. questa è la società, è questa che noi facciamo, cercare di cambiarla. Dobbiamo cambiarla. Cambiare, non è che io voglio cambiare per forza l'opinione della gente, però farla ragionare, dire ragazzi, avete un neurone in testa che gira, ecco, benissimo, questo neurone, fatelo girare. Andate a vedervi le persone che litigano nei talk show, mandate anche a informarmi di cose serie e poi pensateci un attimino sopra, insomma, prima di prendete la vostra decisione, insomma, cosa volete stare, se stare dalla parte del caos o dalla parte diciamo, delle persone che vogliono capire qualche cosa e vogliono dare una mano a questa società. Rosario, noi facciamo informazione, mettiamo lì dei spunti e poi ognuno per carità faccia le proprie considerazioni. Noi non vogliamo certo imporre niente, noi facciamo emergere delle situazioni e poi ognuno se la veda per conto suo. Quello che dà fastidio è quando che ti vanno poi a scrivere sotto frasi offensive, eccetera. Ecco. Sì, che E fa. quindi un invito a YouTube di andare a controllare questi personaggi che scrivono queste cose molto molto spesso che sono pesanti. Va bene, sulle 23:12, Rosario, se non hai da aggiungere qualche altra cosa, io direi di chiudere No, qui io volevo perché. dire che è grande padre Alex Zanotelli con quel comunicato che ha fatto e spero tanto, ma ci credo poco. Che tutte le testate giornalistiche, insomma,
prendano questi spunti, insomma, incominciano a parlare molto di più dei migranti in modo diverso, non solo portando l'opinione di Salvini o di qualcun altro, ma anche opinione di gente che fa un lavoro serio con le associazioni e fanno un lavoro serio verso queste persone che arrivano da questi mondi, da questi paesi dove c'è la guerra, c'è la fame, c'è la miseria, tutto quello che vuoi, portate dal capitalismo, portate da noi, insomma, dai. Sì, da noi del nord praticamente, cioè, sembra che sia studiato apposta, un mondo dove al sud è poverissimo e al nord è ricchissimo. Quindi, fate girare, cari amici, questo messaggio di padre Alex Zanotelli, mi raccomando, fatelo girare quando più è possibile. Certo, lo pubblichiamo anche noi, adesso il tempo tecnico verrà pubblicato sia su pianetaoggitv.net, altresì su radiovaldichiana.it del circuito Radio Science TV, del tuo circuito, caro Rosario, che hai fatto un bel progetto e lo stai portando avanti. E di tutti noi. Bene. E di tutti noi, perché tutti noi dobbiamo contribuire che il circuito vada avanti. Caro Massimo, ne parliamo spesso a te di questa cosa, perché sì. Sia di chi vuole proporsi anche per fare qualche trasmissione, perché la può fare benissimo, basta che mi scriva, mi propone una trasmissione che vuole andare in onda, che parli di qualsiasi argomento, però che siano argomenti seri, insomma, che facciano ragionare le persone. E sia persone, insomma, che appartengono già al nostro network, delle nostre web radio, eccetera, che si danno da fare per cercare di portare avanti, appunto, la voce della gente, perché se tu non vai a dire parlarci in TV non ti danno la parola. Se vai in TV devi per forza dire, vedi che le trasmissioni più famose quali sono, poi dai, è inutile che stiamo a dirlo, non facciamo pubblicità a questa trasmissione. È rimasta però, a onor del vero, è rimasta una televisione sempre, diciamo, corretta, composta e anche ricca di bei contenuti. Questo non ha mai cambiato, è sempre, da sempre, si identifica così. Mi riferisco a TV Capodistria. E ricordo, a tale proposito, ecco, questo è anche una segnalazione che vogliamo dare, così, un suggerimento ai nostri ascoltatori, perché merita di essere vista, merita di averla a portata di mano sul telecomando, su un tasto anche comodo magari. Ecco, la potete trovare con un'ottima ricezione sul satellite Hotbird gratuitamente, non c'è nessun abbonamento da cambiare, da pagare, oppure in digitale terrestre per chi ci sta ascoltando dal Friuli Venezia Giulia, in modo particolare lungo la costa, ma anche in Veneto, con ripristinando quella che era l'antenna sul canale 27 orientata verso la Slovenia, verso il Monte Nanos. Ecco, questo sì, mi piace dirlo, mi piace segnalarlo, perché è proprio un esempio di corretta televisione. Questo è poco ma sicuro, insomma. Va bene. Con questo è tutto, Massimo, ti lascio il finale. Una sola cosa, ricordo a tutti gli amici che dal 1° luglio è uscito il 7° numero della nostra rivista mensile online, le nostre news, quindi potete trovare su sciencenews.it oppure attraverso blog oppure attraverso il sito, insomma ci sono i link tranquillamente. Leggete e diffondete. No. Beh, certo, anzi, da far passaparola, che è una pubblicità anche vincente, no? Perché poi tutti, insomma, si ramifica questa informazione e tutti possono accedere a questa nuova, a questo, diciamo, ulteriore progetto di Science, di Radio Science TV. Va bene, Rosario, io ti ringrazio anche per il tuo contributo, per la regia. Noi ci vediamo domani sera a Treviso. Sì, viene a Treviso, sì, domani. Ricordiamo che c'è Andrea Zanoni, noto ambientalista europarlamentare, che terrà una conferenza che spiegherà quanto dannose sono le cave in Treviso. Dopodiché saremo in centro storico per un'intervista ad un artista
musicale Carlo Colombo. Allora, a domani sera, caro Rosario, io mi commiato dai nostri ascoltatori, abbiamo avuto una trasmissione, potremmo dire, non stop, un osservatorio antimafia non stop, iniziato alle ore 22 circa, ora sono le 23:17, siamo partiti dalla rassegna stampa di Antimafia 2000 per poi arrivare al grido di padre Ale Zanotelli. Un grido che è rivolto verso i giornalisti, dove appunto sta denunciando la gravissima situazione in cui versa l'Africa, il silenzio che c'è su questa situazione da parte di tutti i mass media, di tutte le principali testate, e per poi arrivare anche degli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia. Ecco, una notizia quella che è in corso, che noi continueremo a seguire, a tenerla sotto controllo. 23:18, chiudiamo qui. Grazie per la vostra cortese attenzione. Una buonanotte da Massimo Bonella. Buonanotte a tutti quanti.